La focaccia di Recco ha finalmente ottenuto il marchio IGP, l'indicazione geografica protetta. Solo chi nei comuni di Recco, Sori, Camogli e Avegno può aspirare a ottenerlo. Occorre però aderire al disciplinare. Una tutela per il lavoro di ristoranti e panificatori del Golfo Paradiso, una carta in più da giocare per turismo e promozione dell'agroalimentare Made in Liguria. Presidente, una giornata veramente importante, un percorso che è arrivato finalmente alla conclusione. Sì, è molto lungo perché l'Europa è severissima nel concedere questi diplomi, chiamiamoli così, di merito, mentre purtroppo magari è molto facile permettere di fare il cioccolato con l'olio di palma invece che col burro di cacao, però siamo contenti perché è un'attività, quella di Recco e dei comuni consorziati, stupenda, che porta turismo, che porta lavoro, che è in espansione nettissima in un momento in cui la qualità della Liguria fa premio. Non, ricordiamo che la dieta mediterranea parte da noi, abbiamo il pesto che è campione del mondo e adesso la focaccia di Recco, che però, come sapete, ha diritto a essere così chiamata solo nei quattro comuni: Recco, Camogli, Avegno e Sori, che sono i quattro comuni che hanno portato avanti questa bella iniziativa che la Camera di Commercio ha concretizzato a Bruxelles insieme alla Regione. E quindi siamo molto lieti di questo avvenimento. 20, sono 17 gli operatori che hanno diritto di fregiarsi questo titolo, però sia un ristorante che un panificio che fa questo prodotto, se non è ancora nel novero, può venire alla Camera di Commercio, seguire il disciplinare che è molto rigido e avrà il titolo anche lui. Quindi una bella giornata per tutti. Che cosa significa per voi l'ottenimento di questo marchio? Allora, l'ottenimento dell'IGP è sicuramente un obiettivo importantissimo sia come diciamo ristoratori, come operatori del settore e anche sicuramente per la nostra zona di produzione e della zona di Recco, dei comuni di Camogli, Avegno e Sori. Quindi ci auspichiamo che sia un momento di crescita anche del nostro turismo e del turismo enogastronomico, che cioè quindi la focaccia di Recco, il venire a mangiare la focaccia in questa zona sia comunque di auspicio anche per il turismo. Ecco, dal vostro punto di vista è stato un percorso molto lungo, immagino, perché se ne parla veramente da tanto tempo. Sì, allora il nostro percorso è durato 12 anni e quindi è notevolmente lungo e importante. Sicuramente ci sono stati tantissimi momenti bui nei quali insomma la nostra pratica era assolutamente nascosta da qualche parte e poi è stata rigettata, poi ripresa. Insomma, è stato un percorso piuttosto lungo, però insomma tutto è bene quel che finisce bene, ora siamo qui e quindi possiamo dire di avercela fatta. Ecco, come ha ricordato anche il Presidente Odone, non è una fase che si chiude, ma in realtà si apre, quindi chiunque voglia rispettare il disciplinare è ben accetto. Sì, assolutamente, ha detto delle parole sante perché questo è il raggiungimento sì di un obiettivo, ma è anche un punto di partenza per tutti gli operatori che appunto situati nella zona di produzione vogliano da oggi in poi produrre focaccia di Recco. Chi vorrà potrà farlo, l'importante è che sia in questa zona e dovrà fare richiesta alla Camera di Commercio della documentazione relativa e aderire scrupolosamente al disciplinare di produzione.